mazzo di carte che andiamo a mescolare, ragazzi. Quindi una carta verrà scelta, ci facciamo dare lo stop, immaginiamo questa, 7 di cuori, e la inseriamo in un punto qualsiasi. Tagliamo e cosa facciamo adesso? Facciamo una sorta di caos con le carte in questa maniera, e abbiamo delle carte come dorso contro dorso, faccia contro faccia e via dicendo. Possiamo pure mostrarle. Giriamole ancora una volta. Dorso, inseriamo queste qua in mezzo e alla fine basta fare questo. E voilà, una sola carta e dorso in alto, la carta selezionata. Un bellissimo trionfo, ragazzi, non mi chiedete di chi è, c'è un po' di mio nella parte finale, un po' appartiene a qualcun altro, è un vecchio ricordo di, penso, 10 anni fa, credo. Comunque, mi è tornato in mente, lo registro immediatamente, così ve lo faccio, ve lo propongo. Allora, la carta scelta, lasciamo il 7 di cuori, deve essere controllata in cima. Facciamo una cosa, come sempre, aiutiamoci con una carta di diverso colore. Vabbè, dove sta? Ci abbiamo un 7 di cuori qua? Sì, eccolo qua, ok. Quindi immaginiamo la carta selezionata, la inseriamo in mezzo, controllo in diagonale, in modo che fuoriesce uno scalino alla nostra destra, coperto ovviamente dal palmo della mano, sotto il quale il mignolo va a prendere un break. Quindi si taglia. Mettiamo il mazzo orizzontale faccia a noi, vicino a noi, e giriamo una porzione inferiore faccia in alto. Quindi tagliamo e tagliamo. Nel richiudere facciamo questo: dall'esterno giriamo sopra e la porzione faccia in alto la mettiamo su quella di dorso. Ora, semplicemente tagliando al break naturale che si crea nelle porzioni che sono dorso contro dorso, mostriamo come le carte siano dorso contro dorso. Prendiamo un break alla prima carta, riposiamo quelle di faccia e le togliamo per poggiarle a un angolo. Ovviamente sotto queste abbiamo rubato la carta selezionata. Posiamo il resto davanti a noi, mostriamo come effettivamente le carte possono essere faccia contro faccia, dipende se tagliando diciamo al break naturale delle carte che si incontrano faccia contro faccia. Facciamo uno slip della prima carta in questa maniera, così da avere questa situazione qua. Giriamo quindi la porzione di dorso, interamente di dorso faccia in alto, e con un riff shuffle coperto incastriamo le due porzioni. Per il pubblico stiamo mettendo le carte faccia dorso, in realtà stiamo mettendo tutte le carte in un unico senso. Prendiamo poi quelle che abbiamo messo da parte e le inseriamo esattamente verso il centro. A questo punto basta flettere la prima carta, inserire l'indice e dargli lo slancio e farla girare. Una volta girata, stendiamo il nastro e mostriamo come l'unica carta di dorso è la carta selezionata. Io penso sia una routine molto interessante che merita di essere conosciuta, dai. Ragazzi, viva la magia, ciao!
Thank you.